Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Virtual Studium. Vi teniamo compagnia anche in questa serata di venerdì 25 giugno 2021. Ovviamente, per chi non lo sapesse, fosse rimasto al 2020 come me, ma diciamo che è facile sbagliarsi in quest'anno. Siamo in compagnia anche molto gradita, devo dire, della professoressa Elisabetta Bartoli, che è docente di filologia latina medievale e umanistica presso la nostra università, l'Università degli Studi di Siena. Buonasera e benvenuta, grazie per Grazie. averci raggiunto. Virtual Studium, per chi si collegasse qua un po' la prima volta, introduco io, poi voi tranquilli, lasciamo parlare la professoressa Bartoli, non siete costretti ad ascoltare me. È un po' un modo per raccontare l'attività e proprio i frutti della ricerca dei ricercatori, degli studiosi dell'Università degli Studi di Siena, in una maniera che sia un po', insomma, leggera, anzi leggerissima. Abbiamo proprio tratto questo claim da una canzone che proprio nessuno conosce, per pochi, un po' come quelle sinfonie di Brahms che uno dice: sai, sentita? Sì, certo, la conosco. Insomma, l'atmosfera è assolutamente rilassata e insomma, ci fa piacere avere appunto la professoressa Bartoli questa sera che ci racconterà un po' di queste tramature tra coniugi e non solo distanti. Questa puntata prende il titolo da un libro di Carrie Fisher, Cartoline dall'inferno. Noi andiamo, non andiamo all'inferno, andiamo solo nel passato. Nonostante qualcuno riveda in questo passato una sorta di inferno, si parla di Medioevo. E, professoressa Bartoli, tra l'altro, la categoria Virtual Studium per lei è particolarmente vicina, no, alla sua attività, o sbaglio? Sì, intanto grazie dell'invito graditissimo, sono davvero felice di poter essere qui questa sera e anche di potervi parlare in modo un po' così sereno e rilassato dei nostri argomenti di studio e sperando di farvi capire anche che sono in realtà complessi, sì, ma anche molto molto piacevoli. Riservano davvero grandi sorprese, speriamo. Virtual Studium è proprio il posto di un medievista, perché in effetti tutto quello che diremo stasera nasce proprio un po' da lì, nel senso che lo studium era l'università medievale e i testi di cui ci occuperemo stasera non sarebbero esistiti senza quel fermento particolare, quelle particolari congiunture sociali, economiche, culturali che hanno dato vita nel XII secolo agli studi, cioè alle università, e naturalmente affiancate ancora dalle scuole, specialmente scuole cattedrali, ancora anche le scuole monastiche, che erano state le egemoni luoghi formativi dell'alto Medioevo, e comunque tutte queste categorie di scuole sono davvero alla base della produzione e della conservazione dei materiali di cui ci occupiamo. Giusto dove potevo andare a parlare di queste cose. Materiali anche del tutto particolari, no? Perché si ha sempre l'idea di questo Medioevo un po' dal nome della rosa, quindi con tutte queste biblioteche fitte di ratti e di studiosi con delle belle tonache grezze e scomode che copiano tutto sommato Bibbie, se va bene qualche Salterio, insomma un po' i più eslegge, magari qualche testo apocrifo, però tutto sommato. Qui invece parliamo di temi anche di natura personale, no? E chi ha seguito la settimana Instagram di Virtual Studium attraverso il reel di lunedì scorso e attraverso il carosello dell'altro giorno sa che proprio entriamo a piccoli passi in queste storie affettive, amorose, non solo vecchie di secoli, proprio un tema particolare. Da dove nasce anche questo interesse? So che sono 100 domande insieme, però siamo qua per chiacchierare. Vado per ordine, cerco di rispondere un po' a tutto. Direi la prima cosa importante è sottolineare davvero questa tua affermazione, perché effettivamente è vero, questi materiali sono stati anche all'attenzione degli studiosi negli ultimi anni, perché
fanno parte di quel versante che definiamo genericamente laico, cioè quelle produzioni del Medioevo che non ci raccontano solo l'esperienza monastica, l'esperienza dei conventi, che magari nell'immaginazione corrente è quella che si associa immediatamente all'idea di Medioevo, ma ci parlano anche di altro, ci parlano della società che si evolve e anzi devo anche ammettere che c'è stata anche di certa storiografia che ha calcato un po' la mano su questa divisione, su questo Medioevo che è o laico o ecclesiastico e che adesso sinceramente in ambito scientifico tendiamo a sfumare questo tipo di osservazione, però rimane il dato importante che forse stasera ci può davvero interessare. E chi è questo? Noi parleremo stasera di materiali di scuola sostanzialmente. Queste lettere che noi commenteremo sono lettere che sono state messe insieme, raccolte, copiate da registri o inventate, ma sulla base di situazioni verosimili e quindi di situazioni che si potevano ripresentare e sono appunto state elaborate proprio come modelli da usare in situazioni simili da maestri che insegnavano nelle università e nelle scuole. E la cosa, insomma, dei prontuari per veicolare la propria sfera affettiva all'interno di delle formule in un certo senso precostituite, così funziona? Esatto, la cosa importante infatti è proprio questa piccola rivoluzione copernicana rappresentata dalle lettere d'amore, perché ci fa capire tante cose che forse possono essere interessanti anche per chi non è uno specialista della materia. Intanto ci fa capire che appunto all'interno della casistica ufficiale il imparare come si scrive una lettera all'imperatore, al papa, al cardinale o comunque ai consoli della città, perché c'è anche una grossa produzione comunale legata alle collezioni di lettere, c'è anche spazio per l'epistolografia privata, perché la lettera era il mezzo di comunicazione più usato da tutti per comunicazioni private e pubbliche. Naturalmente abbiamo le lettere degli studenti ai genitori, sono bellissime, gli studenti vengono a chiudere un po' i cordoni della borsa perché i ragazzi li usano un po' come si fa anche oggi, insomma, non è che li usano noi a quel coinquilino che a un certo punto del mese deve chiedere un rimpiattino a casa perché esatto, non è finita. Qualche volta erano più disponibili, altre volte un po' meno, e sono anche quelle testimonianze bellissime studiate da Haskins fin dal 1800. E quest'altra invece sono un pochino più nuove perché la loro scoperta è affidata anche a nuove edizioni che io ho avuto la fortuna di poter fare proprio qui a Siena sotto la guida di quello che era il mio che è stato insomma il mio maestro, il professor Francesco Stella, che nomino volentieri perché è stato lui che mi ha indirizzato così verso questi studi e la mia di laurea. Quindi questo anche così per raccontare a chi è più giovane che sta cominciando ad affrontare il percorso finale, cioè il conclusivo, la tesi e poi quello che viene dopo, è così, a volte sì, è una zona grigia da amori del passato. Esatto, affidatevi anche a volte ai professori che vi dicono ci sarebbe da studiare una cosa particolare, se la sente, e a volte va bene, insomma, non è detto. In questo caso credo sia andato bene, anche perché ha dato origine a dei volumi anche di un certo peso, no? Li abbiamo sotto mano, questi portati per farvi vedere. Mostriamolo al nostro pubblico cosa i medievisti fanno con i tavoli tematica. Ecco. Questi soprattutto sono volumi che raccolgono questa famosa lettera d'amore, che poi magari ci sarà occasione di parlarne se abbiamo, insomma ci sono sempre dei problemi che si legano a questi testi anche di natura storica, insomma si deve fare appello a strategie diversificate per verificare, quindi la cautela è d'obbligo, però se davvero abbiamo ricostruito correttamente, anche se in forma ipotetica, l'ambiente e abbiamo così ricondotto in modo corretto questo
questo testo al suo contesto, davvero qui in questo volume e in quest'altro volume che raccoglie l'edizione critica della, del testo di questo maestro che si chiama Guido, noi abbiamo come lettera esemplificativa, come lettera modello, la più antica lettera d'amore mai trasmessa, perché risalirebbe almeno il suo prototipo, l'archetipo, alla praticamente all'anno 1000, praticamente siamo prima di 1000, la destinataria dovrebbe essere scomparsa. Quindi è un dato, insomma, emozionante anche per chi non si occupa di queste cose, con cautela da appunto da valutare, però vedete, questi materiali davvero a volte riservano grandi sorprese. Potrebbe essere la lettera di una delle, della moglie Nilda, amatissima da Guido II, un personaggio della famiglia comitale dei Conti Guidi, famosissima famiglia nei secoli del Medioevo, e forse appunto abbiamo questo lacerto, questa testimonianza che è stata recuperata dal nostro maestro Guido negli archivi probabilmente della famiglia comitale, insieme ad altro materiale che parla sempre dei Conti Guidi, e quindi diciamo è comunque una cosa suggestiva, e mi piace condividerla anche appunto con tutte le cautele del caso. Assolutamente, anche perché voglio dire, si parla poi sostanzialmente di esperienze umane, le andiamo a recuperare qualche migliaio di anni fa, però quello è. Ma ho capito bene, o qui si parla anche di una moglie? Perché insomma, il grande, così, la grande nozione precotta, preconfezionata che ogni tanto si sente è che insomma, questo Medioevo, poi il ruolo della donna era sostanzialmente quello di occuparsi di casa, cercare di fare le faccende ogni tanto, morire entro i 40 anni dopo i primi figli, e poi la cosa doveva finire un po' lì. Evidentemente non funziona tanto così, o non sempre, ci sono dei distinguo qua e là. Beh sì, molti, anche proprio per questo, con anche un gruppo di colleghe di varie università, adesso non posso aggiungere altro, ma magari ci sarà l'occasione di riparlarne. Sì, stiamo appunto approfondendo con alcuni progetti proprio lo studio delle figure femminili. Ci siamo accorti che la donna anche scrive nel Medioevo, anche non tutte, ma insomma forse un po' di più rispetto a quello che si pensava. Tornando invece ai nostri materiali, è un fatto un po' di casistica quello che noi possiamo valutare. Ci sono due studiosi inglesi che hanno pubblicato una raccolta di lettere, sono due storici, una raccolta di lettere modello tipo quella che abbiamo pubblicato noi, e che dicono che queste sono le lettere perdute della vita quotidiana, grazie ai maestri che le hanno copiate o che le hanno scritte come modello, noi abbiamo delle informazioni importanti sulla vita quotidiana, su come funzionavano certe cose. Siamo nell'ambito dell'amore, ma in senso molto molto lato, cioè ci sono lettere di profferte d'amore, lettere di innamorati alle fidanzate. È importante proprio perché il primo, siamo intorno al 1150, il primo che ci insegna la teoria della lettera d'amore, quindi il fatto che si trovi spazio anche a livello teorico all'interno di un manuale è qualcosa di più rispetto a quello che veniva fatto fino ad allora, cioè copiare qualche modello di lettera che parlasse anche alle donne. Questo è un ulteriore passo avanti. E in questo manuale Guido ci insegna anche alle donne come scrivere agli uomini. Quindi capite che è davvero una cosa che ha un grosso interesse. Poi qualcuno potrebbe chiedersi, ma le scrivevano davvero le donne queste lettere? Ah, giustamente, giustamente. E allora io potrei rispondere, io e tanti altri studiosi, e tutti gli uomini le scrivevano le lettere, vi ricordate, anche fino al 50 anni fa, insomma, esisteva la persona che se ne occupava invece di chi delle nostre città. Esatto, quindi il problema della apocrifia, il problema della così dell'eterografia, cioè di qualcuno che si è posto la lettera, non si esaurisce col Medioevo, però
guardiamo diciamo la sostanza del fenomeno. Ci sono, si insegna a scrivere lettere d'amore che poi sono, dipende se è al fidanzato, all'innamorato, è davvero una lettera d'amore come noi la intenderemmo anche oggi, sentimentale, diciamo. Se invece al marito è una donna che scrive e che ha interessi anche pratici, che chiede notizie su quando il marito ritorna perché ha problemi con i figli, perché sono donne quelle che arrivano a scrivere queste lettere socialmente abbastanza elevate, che comunque gestiscono, che noi vediamo delle donne rappresentate in queste lettere è di varia natura. Ci sono quelle di stato sociale più basso, ma ci sono anche quelle di stato sociale più alto che una volta, disgraziatamente, se disgraziatamente rimangono vedove, diventano il perno e decisionale anche dei propri possedimenti, e con toni estremamente virili anche a livello di retorica epistolare, una cosa insomma di cui ci siamo occupati, che abbiamo studiato, e ecco lì davvero è interessantissimo vedere come la donna davvero indossa l'armatura ed è un uomo a tutti e comanda sul resto del clan familiare molto spesso, no? Sì. Quindi insomma un universo ben più sfaccettato, insomma, che sfugge a grandi tentativi di semplificazione, di cui stasera cerchiamo di dare un po' un assaggio, sempre con il dubbio di avere effettivamente la possibilità di entrare, per quanto poi con una finzione letteraria, no, molto spesso anche un po' nella vita personale e affettiva di uomini e donne che ci hanno preceduti, insomma, su questa terra. Già che ho la parola, mi preme anche ricordare che, siccome ci state amorevolmente seguendo su Twitch, avete anche la possibilità di fare a noi delle domande, quindi vedo già qualcuno di voi che si appastella nella chat, grazie, benvenuti, e ci fa piacere che ci seguiate, e appunto se avete delle curiosità da rivolgere ovviamente alla professoressa Bartoli, insomma siamo qui e risponderemo a mano comunque in conclusione di questa nostra chiacchierata. Dicevamo, quindi, si può entrare un po' all'interno di queste lettere con tutta una serie di casistiche particolari, quindi proprio un array ben diversificato. Le chiedo anche un po' un'opinione personale, quella che è la casistica oppure la lettera che le è rimasta un po' più, o che quando si nomina l'argomento le viene subito in mente in maniera lampante, qual è? Insomma, questa è una domanda un po' complicata. Perché, siamo qua per le domande difficili. Sì, perché davvero dopo le prime esplorazioni io mi sono proprio un po' dedicata a questo ambito, e quindi ho tentato anche qualche piccolo censimento, sempre relativo al XII secolo, perché poi nel XIII la produzione aumenta e quindi... Comunque un secolo dell'amore questo XII, qualcuno non se lo aspetterebbe, ma... No, veramente, la cosa interessante a questo proposito, visto che hai parlato giustamente anche di letterarizzazione, di finzione letteraria, è che i nostri testi forse deluderebbero un po' un lettore che si voglia guardare ai grandi epistolari, alle grandi prove grandissime di Abelardo e di Eloisa, magari, che è un modello che un po' tutti forse abbiamo presente, oppure non so, carteggi come l'Epistole dei due amanti, su cui ancora si discute se siano le lettere dell'amore felice di Abelardo e di Eloisa oppure no, quindi capite, siamo a livelli davvero letterari alti. Le nostre lettere, da una parte, un po' deluderebbero un lettore che cercasse quel tasso di letterarietà così, che rende così pregevoli queste prove, appunto, che abbiamo nominato, però dall'altro troverebbe materiali normali, quotidiani, e quindi forse questa quotidianità, questa scolasticità del tratto, della penna di questo maestro ha veramente la possibilità di accedere a una dimensione anche più reale della vita. Della vita di medioevo. Sì, quello che si perde in letterarietà si guadagna probabilmente in veridicità, ecco, in sincerità.
e questo penso che sia comunque un dato importante da sottolineare, assolutamente. Certo. Sì. Certo, certo. E quindi tornando un po' alle casistiche, anche giusto un po' per presentarne qualcuna, chi ha avuto la possibilità di vedere in questi giorni le grafiche che abbiamo caricato sulla pagina Siena Campus Instagram, insomma, si sarà fatto anche un'idea di queste formule utilizzate un po' per lanciare complimenti e alla donna e all'uomo, no? Perché, come insomma, è stato un po' ironicamente sottolineato, anche l'ego maschile in qualche modo va coltivato, quindi Juven un pulcherrimo, giustamente, e, insomma, grandi promesse ai ritorni. Però non sono le sole cose che emergono, lo diceva prima parlando anche di situazioni che si possono verificare, no? Nell'ambito di una vita, restare vedova, avere dei problemi con la famiglia di arrivo, con quella di appartenenza, catena tutta una serie di ripercussioni anche sulla propria vita epistolare, no? Sì, assolutamente. Intanto, ecco, anche questo è un dato da tenere presente. Valutate che la lettera si scrive di solito quando una persona non è con te, è lontana. Quindi non abbiamo purtroppo lettere di mariti e mogli felici insieme che si scambiano messaggi, certo. Forse anche oggi. Quindi di distanza, per questo abbiamo le lettere tra fidanzati, tra innamorati, ecco, forse se vogliamo chiamarle così, in cui appunto di solito l'uomo chiede di passare i fatti e le donne a volte accettano, a volte no, a volte danno anche appuntamento, danno indicazioni, vieni a casa mia, entra dalla porta di dietro, ti lascio la porta aperta, e quindi insomma, ma probabilmente anche un po' un divertissement del maestro che prende un po' il sopravvento. Altre volte invece negano la possibilità di andare oltre. C'è poi tutta una retorica che è piuttosto interessante, che i maestri usano per far capire le situazioni sentimentali. C'è l'ante factum, cioè tutto quello che succede prima che si passi alle cose concrete. Post factum, cioè quando tu parli a una donna, e quindi è interessante che ci siano anche queste convenzioni dei maestri che fanno i modelli calibrati proprio su questo tipo di cosa. E scendo da questa casistica, che è quella che tutti si immaginano, c'è quella poi dei coniugi lontani. Per quali motivi? Principalmente per motivi economici, cioè di viaggio, d'affari, di lavoro, come succede anche oggi, o di guerra. E lì si apre tutto uno scenario. Fortunatamente oggi succede il mondo, diciamo. Meno male, davvero. Poi lì c'è tutto uno scenario su cui stasera non ci soffermiamo, ma che è interessante da un punto di vista sociologico, delle vedove di guerra, cioè l'uomo che si pensa morto, ma di questa morte non si ha certezza. E quindi si potranno risposare? Se si risposano e torna lo sposo, che succede? Sono situazioni da seconda guerra mondiale, cioè non è una insomma, sono davvero situazioni di vita reale. E poi naturalmente ci sono le donne che si lamentano per aver subito violenze, ci sono poi invece i chierici che vengono rimproverati perché non devono avere concubine, e ci sono tutta una serie di lettere che per noi sono interessanti, talvolta sono anche un po' licenziose, quindi anche diciamo un po' sopra le righe, che però sono importanti, non le dobbiamo guardare come semplici esercizi di così appunto divertimenti dei copisti che magari erano giovani ragazzi e scherzavano anche un po' su queste cose. Dobbiamo pensarle all'interno di una così di un contesto culturale che è quello della cosiddetta post riforma gregoriana, quindi di un'opera di
che prosegue naturalmente anche nel XII secolo, e quindi con tutta una serie di norme che mirano anche a vedere nel matrimonio un'istituzione che deve essere costante. Quindi c'è poi tutta la serie di lettere sul divorzio e poi quelle sulla vedovanza. Ora non so, mi spiace, sono temi un po', però non so quello che... Anche per esempio questa cosa del divorzio per noi chiama subito gli anni 70 del Novecento, no? Una lettera sul divorzio, uno se l'aspetterebbe da una qualche femminista che qualche anno prima bruciava il registro in piazza e poi lancia invettive contro il coniuge. Invece, evidentemente, era una casistica plausibile se esistono i modelli. Sì, gli storici vi potrebbero raccontare molti episodi, abbiamo tante testimonianze di lettere anche autentiche nel senso uscite da registri ufficiali della cancelleria, quindi in quel senso. Importanti fino dal X secolo, perché il divorzio, specialmente per se la coppia non aveva figli, non dava eredi, in caso di famiglie nobili era un danno enorme, ma era anche una cosa che poteva capitare dato anche l'abitudine all'endogamia tipica delle case nobili, insomma. E quindi quello era un po' un escamotage che talvolta insomma veniva utilizzato da uno dei due coniugi quando magari aveva l'opportunità eventuale di fare un matrimonio politicamente migliore. E nel XII secolo, insomma, l'Europa è scossa da vari divorzi che vengono sanzionati dalla Chiesa con scomuniche, poi magari un altro membro del clero riesce invece a reintegrare chi scomunica, chi invece... E quindi insomma c'è una certa instabilità politica anche dovuta a questi fenomeni, per cui è normale che nelle nostre lettere, che riflettono appunto anche il disagio, anche la sensibilità di questa società, si rifletta questa intransigenza, perché alla fine di questo si tratta, nei confronti di un matrimonio che è indissolubile, e infatti o a quantomeno secondo il rito cristiano. E infatti uno dei dettatori, uno di questi maestri di cui mi sono occupata, insieme a una serie di lettere modello, copia anche alcuni passi dal Decretum, che era l'opera di Graziano dedicata appunto al diritto ecclesiastico, in cui si parla proprio di matrimoni, di divorzio, di matrimoni che non si possono sciogliere nel caso di invalidità anche sopraggiunta. E appunto Bernard de Mengue, che è un dettatore francese, racconta anche cose un po' licenziose di gestire il matrimonio. Ora non posso scendere in dettagli, anche se siamo in una fascia oraria ormai, però insomma 1:31, quindi certe cose non le diciamo, per tutto il resto sarete invogliati a leggere il libro stavolta. Perché se fare un po' boccaccesche potete andare molto molto davvero con dettagli un po' coloriti, ne lascio uno solo così giusto per farvi capire il tenore, e magari di un signore che scrive all'amico chiedendo un aiuto perché la moglie se no insomma se ne va di casa, ecco, e ha problemi in tal senso. Però questo ci fa sorridere e lo racconto insomma così, proprio anch'io col sorriso sulle labbra. L'importante è cercare di contestualizzare queste cose che sono un po' più così scherzose all'interno di un quadro che... Certo. Di vista storico e sociale, per far capire che saranno un po' sopra le righe, però non è tutto inventato di sana pianta, è qualcosa che è invece profondamente radicato in quel momento, in quel dibattito particolare, quindi come tale va analizzato. Poi certo. Con tutte le... È un po' il compito vostro da filologo, no? Uno spacca un po' il capello in quattro e cerca di capire da un punto di vista testuale e storico, cercando un po' di tirare fuori una tramatura, un ordito, una trama all'incrocio del quale sta un po' il documento che va ad analizzare, no? Poi certo questi sono racconti anche divertenti, no? Quindi immagino diano soddisfazione una volta che
vengono studiati. Sembrano le storie che Amanda Lear racconta su Dalì e Picasso, no? Danno un po' quella. Avevano colloqui telefonici proprio su quei temi lì, uno si dice: ma come, due grandi artisti del Novecento? E invece, insomma, buttata da parte. Quindi emerge da un lato il grande tema della lettera d'amore, ma poi il grande ruolo che intuiamo in realtà è quello anche della lettera di potere, no? Di queste figure che per una o più motivi hanno bisogno di sciogliere una situazione, magari a distanza, e quindi qui in un mondo in cui le strade, per quanto potessero sembrare sentieri di campagna, permettevano il passaggio di epistole, potevano essere appunto raggiunti da un lato all'altro dell'Italia, insomma dell'Europa, di varie città diverse, attraverso lettere. Quindi la lettera proprio come mezzo per sciogliere una situazione di potere? Anche, assolutamente sì. È interessante proprio perché era un po' funzionale questo titolo a far capire appunto le fatti della donna che emergono appunto da questi materiali, che non sono gli unici, però sono quelli che in questa da questi materiali possiamo così trarre e valorizzare. La donna appunto canonicamente intesa come oggetto di amore, di interesse sentimentale, sia da fidanzata che da moglie, e poi invece la donna che con il matrimonio acquisisce anche un ruolo sociale ben definito e che mantiene. Questo ruolo sociale lo mantiene anche appunto eventualmente diventando vedova. Poi c'è un'altra categoria femminile molto rappresentata, anche quella estremamente potente, che è quella delle badesse. Perché la badessa sostanzialmente e la vedova di alto rango, nobile, sono le donne di potere del Medioevo. Di queste lettere di potere ne abbiamo tante. Che forse non rappresenta esattamente queste due casistiche, magari dopo vi posso fare qualche esempio, ma è interessante perché quando la lessi dissi: beh, i promessi sposi ante litteram, perché c'era la lettera di questo, stavolta era un uomo che scriveva al vescovo della propria città, siamo in Francia, e gli chiedeva di intercedere perché era tutto pronto per il matrimonio con la sua amata, ma il signorotto locale non dà il permesso, nega, e quindi non era possibile portare avanti le nozze, benché ci fosse già tutte le promesse fatte. È interessante questa lettera perché è un carteggio, in effetti sono due o tre lettere, perché si usa anche una terminologia specifica che ci fa capire che per arrivare al matrimonio c'erano anche vari gradi, anche questa lettera burocratici da affrontare. Esatto, come oggi quando devi andare in le pubblicazioni, una cosa e l'altra. Sì, ed è carino. Poi c'è la risposta del vescovo che si arrabbia e dice: fermi, che qua comando io, il signorotto. E, insomma, viene mandata questa lettera un po' severa e non sappiamo come sia andata a finire, ma probabilmente vissero felici e contenti anche loro già qualche anno prima. Infatti, tutti i capitoli dei promessi sposi, con tutte le varie vicende tra un bravo. Poi la testa del resto, magari purtroppo era un'esperienza. Pensa anche quella di vita quotidiana praticata. E poi ci diceva anche di altri esempi che si potevano un po' vedere, già che insomma abbiamo tempo, perché no? Cerchiamo di entrare un po' in piedi nelle vite di questi uomini, di queste donne. Tra le lettere di donne di potere, quelle che ho poi a questa cosa, diciamo forse un posto speciale ce l'ha la mia contessa Trota, a cui sono ormai affezionata perché davvero tanti anni che ho a che fare con questi materiali. Si parla sempre dei materiali, che queste lettere che sono state raccolte da Maestro Guido, che è quello che ha poi scritto il trattato con la teoria della lettera d'amore, e che ha un altro primato, che è quello della topica della consolatio, perché lui ha questo nucleo, ha questa raccolta di lettere che traggono ispirazione dalle vicende della famiglia dei Conti Guidi, che per l'appunto nel XII secolo è
così turbata dalla morte prima di due capi famiglia nel volgere di una trentina d'anni, il che naturalmente mette la famiglia in serio repentaglio, e l'eroe eponimo, diciamo, il Guido Guerra, che doveva diventare il figliastro, il figlioccio di Matilde, di Canossa, e quindi per caso i conti Guidi sarebbero diventati forse la famiglia più importante del Regnum. Poi non sappiamo bene come andò, firmano insieme alcuni documenti, però insomma comunque il passaggio del patrimonio matildino non avvenne naturalmente verso i conti Guidi. A un certo punto il meccanismo si inceppò per motivi naturalmente per tante cose, e comunque i conti Guidi rimasero una famiglia importante, ma questo Guido Guerra morì e giovane, e così come morì suo figlio piuttosto giovane nel 1157, e lasciò Guido Guerra, che poi sposerà Gualdrada, citata anche nella Divina Commedia, magari se qualcuno si ricorda, e la fotografia che noi abbiamo invece è precedente, quando Guido Guerra III è piccolo, ancora sotto la tutela dei famigli, e è la madre che assume in qualche modo il comando. E la cosa interessante è che questa contessa, che si chiama Trota, è menzionata con l'iniziale T nelle nostre lettere, sempre come se appunto il dettatore avesse avuto accesso davvero agli archivi di famiglia, perché poi abbiamo soltanto altri due documenti in cui questa donna figura con il proprio nome, viene chiamata così. Quindi questo è un dato che aumenta la veridicità. Ed è interessante vedere come le arrivano le lettere di consolazione per la morte del marito, ma anche lettere in cui la incitano a farsi forza, ai cardinali, i suoi amici, il pontefice. Aveva proprio amicizie di basso borgo questa contessa Trota, se le scrivevano cardinali, pontefici. Certo, questi due cardinali, uno dei quali dichiara di essere suo parente consanguineo, anche se purtroppo ha un nome un po' comune, non l'abbiamo potuto identificare con certezza, si chiama Bernardo, comunque la invita a smettere di piangere, perché il marito comunque è morto da buon cristiano e deve pensare adesso ai suoi confini e agli scorpioni e ai draghi che minacciano i suoi possedimenti, e quindi lei deve pensare a mantenere il potere, non a trovare un altro buon cristiano da sposare, quindi assolutamente viene presa in considerazione come donna che guiderà la famiglia, la signora, proprio come domina in questo senso, sì, fino alla maggiore età di Guido Guerra, che poi prenderà il comando e verrà raccontato tra l'altro da un altro dei nostri maestri, però un po' più tardo rispetto a quelli di cui mi occupo io, che è un compagno d'Assigna. È interessante vedere come i conti Guidi siano al centro di questa. Senza seguire anche una certa conseguenzialità nella narrazione. Quindi, insomma, una donna, questa contessa Trota, che si trova veramente al centro di una tramatura di poteri, e che funge poi da reggente per il giovane figlio, no? Sì, d'altronde i Guidi avevano una tradizione di donne davvero molto virili, e la mamma del defunto, quindi la suocera di Trota, ma soprattutto la badessa Sofia, che era la sorella del defunto, che vive ancora nelle novelle popolari del Casentino fino all'8 e 900. Sì, davvero, perché è un personaggio quasi mitico. Anche nelle cronache del Sansanome viene raccontata andare a fare tregua lei con i fiorentini, a firmare lei l'accordo, interessantissimo, insomma, perché veramente aveva ruoli di potere e predominio, insomma, degni di un uomo, e che tanti nobili non arrivavano. Quindi, non avrebbero avuto. Quindi, sì, insomma, alla faccia, lo so che non lo devo dire perché tiro fuori un luogo comune, però alla faccia del Medioevo, no? Buio, curantista, aiuto, sì, le donne, ma quando mai? Forse, insomma, c'è caso e caso. Poi, ovviamente, magari anche queste lettere qua sono,
specchio di una fascia di popolazione, immaginiamo minoritaria, perché si parlava prima degli studia, non erano frequentati popolarmente, ovviamente, si parla comunque di casistiche, insomma, di un certo tipo di popolazione, ecco, da quel punto di vista lì. Credo un distinguo che vada fatto. Quindi, insomma, casistiche veramente anche legate all'affettività, alla gestione del potere, e abbiamo parlato quindi di tante di donne, abbiamo parlato di uomini, ma per problemi andrologici. Abbiamo anche qualcosa di più lusinghiero? No, ma certo, poveretti, ora stasera c'eravamo un po' così. No, insomma, siamo un po' caniti, però... No, certo, naturalmente, no, gli uomini fanno un'ottima abbiamo figura. Abbiamo insomma... Certo, quello che abbiamo detto... più no, poi quello che abbiamo detto per le donne vale anche per gli uomini. Ogni dettaglio che ci permetta di... così gettare uno sguardo anche un po' velato sulla vita quotidiana, magari qualcosa delle dinamiche maggiori, sappiamo come si muovevano magari gli eserciti, come si muovevano i nobili quando si parla di cancelleria pontificia, quando si parla di cancelleria imperiale, però poi la vita quotidiana, anche se per carità è stata tanto studiata, ci abbiamo tante testimonianze, non è che questi siano i soli materiali in grado di ridarci qualcosa, però anche gli storici li stanno rivalutando molto, benché appunto con tutte le cautele del caso, perché sono testi che stanno un po' a metà, ma hanno uno statuto ibrido tra lo storico e il letterario, quindi dobbiamo anche... Questa è una domanda che mi sarebbe piaciuto fare, già che insomma siamo in argomento. Quanto poi questi testi sono effettivamente letterarizzati e in un certo senso attendibili o non attendibili, no? Quanto ci raccontano, ci danno un po' uno spaccato? Perché, voglio dire, non sono SMS, non sono nemmeno le lettere che si potevano spedire fino a qualche decennio fa, è un altro genere di... cioè si racconta la propria vita, immagino, anche tramite i filtri letterari che si è provveduto a mettere insieme nel tempo, quindi anche avere poi una cristallizzazione ad un certo punto con questa importante famiglia, credo ci faccia percepire il fatto che dietro deve esserci un grande retroterra che già era alimentato, no? In un certo senso, che già preesisteva. Quanto sono documenti e quanto monumenti queste lettere? Anche una domandina di quelle banali. È una domanda davvero acuta, importante. Dunque, intanto naturalmente c'è davvero un grosso dibattito in corso che si sta progressivamente spostando in favore di questi materiali, anche da usarsi anche in editorio, perché insomma, ci sono tanti elementi che ci inducono in quella direzione, quindi ora non voglio tediarvi con cose più specialistiche. Ci sono lettere importanti, ufficiali, che ritornano in varie raccolte, magari di abati, e quindi questo ci fa capire anche i meccanismi di trasmissione di questi materiali di copia, e quindi riuscire ad arrivare anche a capire questo ci può dare così un'idea un po' più precisa dell'attendibilità del contenuto della lettera. In generale, cosa si può dire? Due cose, credo, in sintesi. Una, che per valutare la veridicità dei contenuti, la cosa su cui adesso ci basiamo è appunto una sinergia di interventi, cioè intanto lavorare se possibile a stretto contatto con specialisti di discipline parallele, quindi paleografi, quindi gli storici, che è anche bello perché la ricerca di cura, questo credo che non è una cosa che dico stasera, la sapete tutti, però è una cosa che in un ateneo piccolo come il nostro si può fare, davvero è bellissimo. Questo è cambiare il lato del corridoio, cambiare certo, ci bussare alla porta giusta. Sì, ci prendiamo un caffè insieme, intanto ci parliamo di questa contessa Trota, che ha una vita veramente irresistibile adesso. Da un po' vicino. No, veramente noi ci teniamo molto a questo aspetto interdisciplinare della nostra disciplina, che poi è un po' insito anche
Medioevo, nelle discipline del Medioevo. Quindi da una parte cosa dobbiamo fare? Verificare sulle fonti d'archivio, per esempio, è esistito un personaggio con questo nome, come ho fatto per Trota, è esistito? Che ci dicono le fonti d'archivio? Che ci dice magari lo storico, appunto gli storici, i cronachisti? Quindi incrociamo i dati e ecco, questo è, diciamo, a sostegno. Di solito devo dire che abbiamo conferme positive per quello che ho potuto vedere io. Poi naturalmente non è una regola, cioè di volta in volta si deve sempre verificare. Sì, si fa sempre uno studio qualitativo e non, da questo punto di vista qui è interessante capire, insomma, nella casistica. E l'altra cosa importante è che i documenti che noi abbiamo, se voi prendete appunto le fonti documentarie, ora sono accessibili molti anche attraverso internet, vi rendete conto che hanno intanto un linguaggio davvero molto diverso rispetto ai nostri testi che sono scritti da maestri, mentre invece i documenti sono redatti da notai oppure da persone non sempre coltissime, quindi hanno anche una lingua estremamente interessante, vivace, molto vicina anche con il viso. Anche possibilità di capire di certe preposizioni che ci sembrano da sembra di sentire magari veramente i contadini di 50 anni fa con quelle cadenze quasi dialettali, no, per certi vero bellissimo. Però ecco, se noi confrontiamo questi due tipi di documento ci rendiamo conto che è vero, le nostre lettere hanno un tasso di letterarietà che le può anche un po' così ammantare di verosimile, per cui qualcosa è vero e qualcosa va scartato. Però ricordiamoci anche che proprio questa letterarietà conferisce loro anche un contenuto, sfumature emotive, per esempio, come nel caso delle lettere d'amore o delle lettere di consolazione, che invece il documento puro e semplice di vendita di una terra, di permuta, non ha. E quindi è un di più. E poi consideriamo anche invece che all'interno delle nostre raccolte a volte abbiamo anche dei documenti, perché i notai, l'ars notaria, cioè quella che redigere i documenti, era una carriera molto simile a quella dell'ars dictandi, che è quella dei materiali di cui mi occupo io, dell'epistolografia. Quindi c'è anche una interconnessione proprio di professionalità già dal Medioevo, per cui diciamo, è un concorso di cose un po' complesso, però piano piano ci si mette con calma, si cerca di... Poi è anche una delle grandi caratteristiche, no? E voi che studiate il Medioevo, penso lo viviate tutti i giorni, no? Di vivere sempre questa situazione in cui da un lato c'è un grande anche rispetto del canone, della tradizione, e poi dall'altro invece ci sono delle spinte allogene veramente forti, ed è proprio il grande periodo, no, in cui questi due aspetti veramente convivono e rendono anche molto affascinante lo studio dei vari aspetti della disciplina. Ecco, volevo anche chiedere, ma in quanti siete a studiare questo aspetto così, questa nicchia così caratteristica del panorama mediolatino? No, credo siano studi particolarmente... Citavamo prima questi due colleghi inglesi che suggerivano di leggervi uno spaccato perlomeno verosimile della vita medievale, ma poi penso vi contiate un po' sulle dita di un paio di mani. Diciamo che siamo una piccola grande comunità, una piccola nicchia, famiglia, anche voi. Però una comunità internazionale anche coesa, nel senso che comunque abbiamo fatto anche un convegno di recente proprio a Siena su questi argomenti, su naturalmente non solo sul XII secolo, anche siamo arrivati al 1004, anche prospettando progetti futuri sempre in sinergia, perché appunto come noi da buoni medievisti ci muoviamo come si muovevano i clerici vagantes nel Medioevo e così le aule, perché l'università è anche vita universitaria, non è solo imparare, leggere, studiare, quindi davvero dal Medioevo ci hanno insegnato che l'esperienza dello studio
anche un viaggio in senso proprio, e questo credo insomma che sia ancora valido. Per cui noi siamo insomma un nucleo di studiosi che è sempre in contatto, grazie naturalmente agli strumenti di oggi, Zoom ci aiuta, Meet ci aiuta, però poi anche i convegni ci aiutano a vedersi e progettare cose insieme. Quindi se anche qualche ragazzo, studente, ragazzi, ragazze naturalmente, fosse rimasto colpito da questi materiali, è benvenuto. I giovani ricercatori sono davvero accolti a braccia aperte, perché ci sono tanti testi inediti da studiare e ci vuole tanto tempo. Serve forse lavoro anche per quelli. Assolutamente. Occhi nuovi. Certo, e questa è un'altra... Allora, già che siamo in conclusione, cerchiamo di fare quella roba un po'... neanche troppo qualunquista, però secondo me è simpatica, no? Sbriciolare un po' di preconcetti che uno potrebbe aver avuto leggendo Medioevo e Similia. Innanzitutto abbiamo parlato di espressione dei sentimenti, di lettere scritte da donne potentissime alle quali arrivavano dei cardinali e Similia per consolarle di aver perso il marito, insomma suggerendo di mantenere saldo il potere. Parliamo anche di studi internazionali sul Medioevo, ma quello che sfugge e che ci si trova di fronte ogni tanto senza realizzarlo è il fortissimo potere internazionale del latino. Oggi parliamo inglese per sentirci padroni un po' del mondo e poter comunicare da Ottawa a Perth, a Tokyo, a Berlino. Ma era il latino in realtà il grande motore mobile della letteratura e non solo, no? Veramente ha unificato quasi un continente. Come no, assolutamente, anzi direi che non sono studi che faccio io, però sono studi portati avanti dalla cattedra di filologia mediolatina di Siena, quindi mi sento un po' così compartecipe. Viene studiato anche il latino dei popoli, il latino orientale dei gesuiti, il latino poi anche quello dei francescani, quindi dei grandi viaggiatori, per cui davvero adesso abbiamo un'ambizione un po' ecumenica, insomma, nella visione di questi testi. E per quello che riguarda i miei testi, noi rimaniamo in Europa, ma l'Europa è tutta così valutata, e ci sono studiosi da tutta Europa che si appassionano. E grazie anche ai mezzi digitali, perché i medievisti che sono sempre tacciati di studiare un periodo che ormai si sa tutti che non è così, però insomma vulgato, esatto, ribadirlo, fa bene. Esatto, sono i pionieri, insomma, comunque sono stati tra i primi a applicare anche le discipline digitali allo studio di queste materie, per cui grazie a questa sinergia di strumenti riusciamo, insomma, speriamo di poter lasciare a chi verrà dopo qualche testo inedito in più su cui ragionare, e naturalmente un po' di persone formate per poter leggere ancora il latino, perché siamo rimasti in pochi, cioè in Italia si studia ancora il latino, si studia bene, in altri paesi europei lo stesso. Però è una competenza da valorizzare. I nostri studenti sono richiesti all'estero perché... Ma dai. Che è faticoso, però mi permetto di fare questo appello un po' da mamma invece che da... così, da cercatore. Davvero, sì. Non aspettate uno sforzo che poi vi potrebbe anche portare delle buonissime opportunità di lavoro, o quantomeno per fare un'esperienza ottima all'estero, perché sono competenze richieste. Chi l'avrebbe mai detto che all'estero ti potrebbe portare non un PhD in ingegneria robotica, ma anche una sana tradizione da Cicerone o chissà chi. Certo. Anche le nostre materie sono... No, infatti, certo. E, insomma, è anche piacevole sentirlo appunto da lei, che nella ricerca veramente affonda entrambi i piedi e le mani, e insomma si percepisce anche molto che il bello anche di trovarsi a fare queste chiacchierate indegnamente con me, proprio per scoprire un po' veramente il dietro le quinte, perché poi uno si trova davanti a questi volumoni con i passi in latino, in italiano, tradotti, i commenti, le glosse, ma dietro c'è un mondo umano che si muove come tante piccole formichine, no? Che alla fine producono qualcosa di
di grande, quindi ancora grazie insomma per averci così aperto un po' il sipario su questa situazione, veramente è stato grazie a voi per l'invito, davvero gradito, piacevole. Grazie. Speriamo di aver suscitato un po' di curiosità su questi materiali, di aver messo un po' la luce sul Medioevo. Esatto, non ho dubbi, anche perché poi tra l'altro qualcuno di noi avrà scoperto che con le proprie conoscenze e competenze, con il dizionario di latino, è anche appetibile sul mercato universitario estero, quindi brutta cosa, il mercato universitario mi è uscita male, quindi insomma sono certo che abbiamo portato, purtroppo così, sono certo che abbiamo portato buone notizie per tutti. Noi siamo in conclusione. Innanzitutto volevo ringraziare lei perché insomma è stata gentilissima e ci ha proprio aperto le porte di questo mondo durante gli incontri che si sono succeduti in quest'ultima settimana. Dunque, se ve li siete persi, insomma, date un'occhiata a Instagram, perché c'è anche un'Orietta Berti che vi aspetta. Vi aspetta così quando meno ve l'aspettate voi. Ringrazio Serena che è in regia, a proposito di chi si occupa anche di studi del mondo classico, lei è una paladina in questo senso. Vi ricordo che la Kermesse Virtual Studium è realizzata in supporto con lo spin-off universitario Belonging, che si occupa proprio di divulgazione della ricerca. E nulla, insomma, se non ci sono domande dal pubblico, e per ora non ne vedo, se ne avete altre, la professoressa Bartoli sicuramente vi risponderà anche all'indirizzo di mail, scriveteci su Instagram, noi ci siamo. La nostra ora di chiacchierata direi che si è conclusa, quindi grazie ancora professoressa Bartoli. Grazie a voi. Grazie. Buona serata. E noi ci riaggiorniamo venerdì prossimo, perché ci sarà una puntata ulteriore, e tra l'altro restiamo nel tema della, così della lancio adesso, restiamo nel tema della filologia medio-latina, perché il professor Lago Marsini ci racconterà un po' le origini del mito del Graal. Quindi correte a rivedervi Indiana Jones, correte a rileggervi Dan Brown, perché non vi serviranno, però così voi tanto l'avrete già fatto, li avete in casa, e insomma scopriremo anche tutta una serie di curiosità da quel mondo lì, e tra l'altro dialogherà con il professor Lago Marsini, proprio Serena che è in regia e che per l'occasione scoprirà il dono dell'ubiquità. Noi vi ringraziamo ancora e vi auguriamo un buon venerdì 25 giugno, quello che ne rimane. Grazie a tutti per averci seguito, a presto.